senza trascurare indimenticabili escursioni d'alta quota, immersi in un ambiente sapientemente protetto, ricco di animali e di una flora esclusiva. È difficile distogliere lo sguardo da queste montagne. Il valico delle Farangole, la cima della Vezzana, la parte alta della valle con i grandi archi morenici burmiani invasi da enormi massi e detriti, lasciati dal ritiro del ghiacciaio del Travignolo. Sorvoliamo il rifugio Pedrotti e la Rosetta e parte dell'altopiano che occupa una superficie di circa 50 km quadrati ed è situato a quote variabili dai 2600 ai 2750 metri. È un ambiente nudo, tormentato, ferito da numerosi crepacci, alternati a innalzamenti e gibbosità. Solo la ripresa aerea permette di ammirare l'allucinante strapiombo della parete est, vinto per la prima volta nel 1926 dalla fortissima cordata Solleider-Kummer. All'orizzonte, infinitamente più bassa, intravediamo Fiera di Primiero. Fiera è ricca di scorci suggestivi, di antichi palazzi come Palazzo Belsberg, dimora della nobile famiglia originaria della Valpusteria che dominò sul Primiero per oltre 400 anni. È il torrente Noana, che scendendo per immettersi nel Cismon, forma dovunque dei meravigliosi giochi d'acqua. Ambienti che purtroppo ai nostri giorni è sempre più difficile vedere. La giornata volge ormai al tramonto, con il sole che arrossa il nobile profilo del Sas d'Ortiga, del Pit di Sagron e del Sas de Mura. Il fenomeno dell'Enros Adira, comune a tutte le Dolomiti, è comunque sempre molto suggestivo. Stiamo ora per addentrarci nella parte terminale della Val Canali, in una sinfonia di guglie, picchi e strane montagne, la cima dell'alberghetto con il curioso dito, il Sas d'Ortiga con il masso incastrato, visto da varie prospettive. La cima della finestra, il foro della cima del coro, lo scimmiotto, come non rimanere stregati da questa valle. Il rifugio Treviso, posto in mezzo al bosco, accoglie gli escursionisti che giungono sempre più numerosi a visitare questa valle incantata. È uno dei più vecchi rifugi delle Pale, costruito nel 1897. Il grande cervo, forse il capobranco, avanza con aria regale. Sembra infastidito dalla telecamera, comunque mimetizzata. Il bramito risuona poderoso, facendo intuire il vero obiettivo dell'animale. Decollati da Imer, ci dirigiamo subito al cospetto del Cimon della Pala. E volando a 3000 metri, ai nostri occhi si offre uno spettacolo indimenticabile di crolle. È difficile trovare le parole per descrivere tanta meraviglia. Tutto è talmente coinvolgente.